Buongiorno a tutti i trader e a tutti gli investitori. Pietro Riglia, il nostro nuovo appuntamento, quello di settimana del lunedì mattina, dedicato all'indice mid cap e titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Prima di andare a vedere appunto i titoli che abbiamo prescelto, che nell'ordine sono EAF e Technogym Reply, andiamo a vedere come si è conclusa l'ultima settimana sui principali mercati e finanziari. Dobbiamo subito dire, aprendo i nostri grafici, che è stata la seconda ottava all'insegna delle turbolenze per quanto riguarda l'azionariato, una volatilità che è arrivata all'inizio ottava anche sui 50 punti base, un livello che non si registrava dal fallimento Lehman Brothers, e debolezza da dove deriva? L'abbiamo detto la scorsa ottava, dai rendimenti in salita per quanto riguarda le obbligazioni, in scia questo ad banche centrali più aggressive, in particolar modo la Fed che nel 2018 in scia dell'inflazione che dovrebbe toccare i target e potrebbe alzare 4 volte i tassi di interesse. Quindi mercato che è stato venduto, azioni vendute a piene e mani, quindi un mix e livelli importanti persi da alcuni indici e da lì poi sono partiti anche gli ordini automatici in indeciso ribasso. Per quest'ottava la volatilità dovrebbe rimanere alta e il recupero di venerdì sera di Wall Street induce ad pensare ad un'apertura in rimbalzo per quanto riguarda anche l'Italia. Vediamo invece il nostro indice mid cap e che durante l'ultima ottava ha perso oltre il 4,5% e prezzi che tornano a testare gli importanti supporti, area 41.300 punti. Massima attenzione perché sotto questi livelli è possibile una continuazione della debolezza che è partita tra fine dicembre, fine gennaio, inizio febbraio e che potrebbe portare i prezzi direttamente dai 39.750-40.000 punti. Al rialzo, primi segnali positivi li avremmo oltre a 42.850 e sopra i quali andremo a chiudere il gap down aperto nella giornata di lunedì in area 43.200 e andiamo quindi a vedere i titoli che abbiamo prescelto per questa settimana e si parte con il titolo F, il titolo che ha pubblicato buoni dati, la tendenza di fondo rimane sempre al rialzo, titolo che ha testato e prezzi che hanno testato questa trend line appunto rialzista che parte dai minimi del 2017 e attenzione perché oltre la 2,35 il titolo potrebbe andare a rimettere sotto pressione i suoi top di periodo posizionati nella 2,50 sono i top e degli ultimi e anni. A seguire abbiamo il titolo Reply, un titolo che nell'ultima seduta dell'ottavo, dopo aver fatto segnare durante la settimana nuovi top di sempre, è andato incontro ad una correzione a prezzi di beneficio e attenzione perché i prezzi sembrerebbero diretti verso i primi supporti, area 49,50, ex resistente, sottenuta di questi livelli, abbiamo la media mobile a 50 giorni, il super trend, il titolo potrebbe rimbalzare e riprendere così anch'esso il suo trend rialzista di fondo. Quindi su debolezza potremmo andare sul titolo. Ed infine il titolo Technogym, anche in scia alle Olimpiadi invernali, è un titolo questo, lo vediamo ampiamente il suo trend al rialzo, primi importanti livelli supportivi posizionati in area 8,40, ricordo che durante la settimana il titolo ha anche ricoperto il gap up, lasciato aperto durante la giornata dell'8 gennaio, area 8,24, quindi primi livelli supportivi su debolezza, area 8,40 livelli appunto da monitorare sulla cui tenuta il titolo potrebbe appunto tornare ad essere interessante. Inutile dirlo che con il break dei suoi top di sempre, area 9,75-9,80, il titolo invierebbe un nuovo segnale di forza. Quindi questi erano i titoli che abbiamo prescelto per questa settimana. Ricordo massima e cautela, una volatilità che dovrebbe rimanere alta, quindi mercati che dovrebbero fare anche una base prima di una ripresa del loro trend rialzista di fondo. Io come al solito vi aspetto lunedì prossimo, ancora una volta con le mid cap, con i titoli appunto più interessanti presenti all'interno di questo settore. Buona settimana a tutti e buon trading. Alla prossima. Ciao.